Bentornati. Brutto passo falso dell'MSP in casa della Quarantolese, che grazie a due disattenzioni della difesa è riuscito ad avere la meglio. Altra settimana tosta in arrivo per l'MSP, che dovrà assolutamente ritrovarsi. Riuscirà Mr. Fanti a risollevare i ragazzi dopo la brutta sconfitta? Scopriamolo. Tanto tempo, ci siamo pronti per questo body check. Vediamo un attimo che cosa vi diranno. Let's go. Ma buon salve! Buongiorno! Allora? Molto bene. Molto bene, Molto bene veramente. È da un po' che non ci vediamo. Hai ragione. Ah, però come si è rivoluzionato questo studio, con novità e comodità. L'angolo caffettino. Che fai? Tutto carino, che fai? Non te lo prendi un caffè? Ma che bello è! Non te lo prendi il caffè nell'angolo? Non te lo prendi? Bisogna. Bisogna allora prendersi il caffè con Giulia, che fai? Non te lo prendi? Facciamo un caffè. E poi dopo facciamo gli esami. Per bene. Quelli importanti, diciamo. Esatto. Lato peso, ho visto comunque qualche cosina. È aumentato perché appunto siamo ritornati più verso gli 80 o 79 qualche cosa, quindi ecco, come vi avevo detto, normale che un fisico nel momento in cui si va un attimo a fermare si possono fare certe strategie, attuare certe strategie per tamponare un po' la situazione, però quel sottofisico che abbiamo già visto in passato tende ad accumulare un pochino, ok? Quindi è normale che magari il peso si rialzi un pochino. Altra cosa, un pochino anche una lieve riduzione di massa muscolare, ok? Come te l'ho preannunciato, è normale che appunto il fisico senta molto la non attività, ok? Partendo dal presupposto che comunque il fisico ha tenuto bene, ha retto bene, non vedo particolari problematiche, però è pur vero che appunto, dati alla mano, hai preso qualche punto lato massa grassa e anche perché eravamo arrivati all'8%, adesso vedo 13, quindi 13. Qualche cosina si è alzata e quindi amici, qualche cosina di massa grassa l'abbiamo presa. Poi ecco, tipo il discorso fisico lo attutisce bene, comunque è un 13%, cioè, però ti dico, a livello estetico dice, non è che ti vedo pesante lasso e lasso, ok? Però sappiamo bene che il tuo fisico tende ad appesantirsi un po' senza magari farcelo vedere. Cioè a livello estetico tu comunque stai bene, non è che dici cavolo, è ingrassato. Però è logico che è un fisico come il tuo maschera, diciamo così, molto bene, il grasso corporeo. Il mio fisico è questo qui, sì, sì, te lo giuro. Devo tornare un'altra volta a dire le stesse cose, a dire che non mi ascoltate. Voi non ascoltate quello che dico io. Perché una partita si può sbagliare. Domenica. Ok, sbagliamo delle cose tecniche in partita, delle situazioni, degli episodi che hanno poi segnato la partita di fatto. Perché due episodi sono stati sbagliati, due episodi sono costati la partita. Due episodi, poi c'è stato il terzo nel secondo tempo quando fai rigore, perché il rigore è clamoroso, ed è il terzo episodio dove c'è stato anche lì un errore clamoroso da parte di Fera che stasera non c'è. Ma quello che mi fa incazzare è l'atteggiamento sbagliato, non di tutti, perché in campo c'è stata gente che ci ha dato, ha corso, ha lottato, ha picchiato anche, e gente che invece non c'era proprio. Purtroppo
il risultato è quello che è stato domenica. E quello che mi preoccupa a me è che se l'atteggiamento è questo, non si vince neanche una partita nel giro di ritorno. A parte la Vadese, che è l'ultima, va bene, e che è fuori dai giochi già adesso, tutte le altre sono ancora in ballo, come noi, uguale a noi. Non c'è niente di diverso. Un applauso a Coma, ultimo saluto. Un saluto per la proseguimento. Mi raccomando, la giovanile del Bordi, non mancare tu. Vi ringrazio tutti per questi mesi e per alcuni questi anni. Mi dispiace d'abbandonarvi così. No, dai, seriamente, vi ringrazio perché mi sono trovato bene, mi sono divertito. Vi ringrazio e faccio riportare. Grazie a te. Per cosa? Grazie a te. Per le prossime partite. A maggio, in bocca al lupo. Ragazzi, è domenica e che domenica, una bellissima giornata di sole dopo un inizio di campionato un po' così così, dato che li avevamo già affrontati all'andata in casa loro, ce ne eravamo accorti della loro potenzialità e infatti poi nel corso del campionato è uscito fuori e adesso vantano la seconda posizione in campionato. Ragazzi, sto parlando del CDR Mutina, una squadra del reparto modenese veramente veramente forte e una delle favorite per la vittoria del campionato. Adesso sono arrivato qua al campo, vediamo cosa avrà da dire il mister prima della partita. E niente, partita molto tosta contro seconda in classifica, ragazzi, quindi non sarà per niente semplice. Speriamo di fare la nostra partita e soprattutto di non commettere gli errori della volta scorsa. E quindi sono appena arrivati e ci vediamo direttamente in campo per il riscaldamento, per il discorso del mister. Allora, partiamo dal presupposto che a me piacerebbe che la mia squadra finalmente, dopo 5 mesi che siamo insieme, prendesse tutte le partite con le molle, cioè con la mentalità giusta. Però oggi credo che non ci sia bisogno di dare motivazioni di nessun tipo, perché comunque giochiamo contro la seconda in classifica, che ha probabilmente più voglia di chi è primo in classifica di andare in eccellenza, perché loro hanno più voglia di andare in eccellenza e sono anche organizzati mediamente meglio di quelli che sono primi in classifica, sebbene loro siano molto organizzati. Poi ricordatevi una cosa, noi abbiamo un obiettivo da raggiungere e lo sapete bene qual è. Sono le prestazioni che fanno la differenza, perché alla lunga le prestazioni portano i risultati e l'avete visto nel girone di andata come funziona. Però sono convinto che se non incappiamo in prestazioni di merda, e lo sapete benissimo anche voi, rompete il cazzo a tutti. Bisogna tenere solo il ritmo alto, determinati, messi bene in campo e stare compatti, non lasciare spazio agli altri e usare questa qui, che è fondamentale a giocare a calcio. Usare questa, perché ce l'avete, non è una suppellettile, ce l'avete e va usata, ok? Oh, dallo stadio di Ponte Rivabella un buon pomeriggio dai Matosci e il giorno di MSP Calcio contro Athletic CDR Mutina valida per la 19ª giornata di campionato. L'MSP non ha mai battuto il Mutina, è la prima dopo l'addio di Comastri volato in Portogallo. Al suo posto debutta Simone Ferrone, arbitra Sani, insomma è tutto pronto per assistere a un grande match. Si parte in questo momento, palla ai bianchi, la squadra in trasferta, l'Athletic CDR Mutina che manovra il primo pallone. Subito si ricomincia dall'estremo difensore. Calcio di punizione affidato a Samuel, appena ritornato dall'infortunio. Parte lo spiovente dentro l'area, esce Muli ma viene anticipato da Ligabue che spedisce in angolo, quindi batterà ancora Samuel che va a passo lento verso la bandierina. Lungo rilancio, anticipato Corbelli, poi interviene Samuel, cerchio di centrocampo, si appoggia a Traina, ancora Samuel sulla sua verticale Popolo, però si butta dentro Traina, viene anticipato però benissimo dalla difesa in fallo laterale. Pallone in avanti a cercare Bartolini,
Poi ancora l'MSP prova a distendersi con Colace dentro l'area di rigore. Prova a rientrare sul destro, poi invece va sul sinistro, mette in mezzo. Ancora il traversone in avanti a cercare Bartolini. Il pivot si è inserito Traina dentro l'area di rigore. Prova a mettere un traversone sul secondo palo. Stava arrivando Colace. Pallone bene in avanti, deve tornare anche Popolo per l'MSP. Cross in mezzo, passo, la palla che entra. È la grandissima chiusura, però poi rimane a terra, attenzione. Rimane a terra Bertan, che ha subito un colpo proprio dal pallone. Infatti deve andare a sincerarsi delle sue condizioni anche l'arbitro Sani. Vediamo, si è fermato il gioco. Ovviamente quando c'è un colpo alla testa, obbligatorio da parte dell'arbitro fermare tutto. Ha preso, sembrerebbe un colpo alla tempia. Non ci sono cenni di ok però da parte dei giocatori in campo. Forse chiede adesso l'invito all'ingresso in campo dei medici, l'arbitro, quando siamo giunti al 18esimo. Ancora il Mutina che prova ad andare in mezzo con questo pallone. La palla che passa e la giravolta di Corbelli, altissimo. Nulla per ora. Palla dentro, ancora bassa. Sempre questo cross tra difesa e attacco che sta facendo abbastanza male. Poi Samuel allontana. Popolo, bassissimo, è la classe 2005. Ancora il pallone giocato in avanti, però aggressiva la difesa. Però commette anche fallo. Calcio di punizione Athletic quando il cronometro segna 25:30 in questo momento. Parte il destro, controlla Ferrone, troppo debole. Ancora dalla bandierina Samuel, sul primo palo non arriva nessuno, facile per Mouly che prova a far ripartire i suoi. Ancora in avanti l'Athletic, buono qua il disimpegno, sono arrivati dentro l'area di rigore opposta. Il pallone che passa dentro, attenzione, prova la conclusione, poi si gira il sinistro, il salvataggio incredibile. Grandissima occasione per l'Athletic che dentro l'area di rigore prova a reclamare, forse timidamente un calcio di rigore. Ancora Samuel dalla tre quarti, pallone morbido a cercare il solito Bartolini che stavolta però non riesce a tenere giù palla. Ancora Ucci, prova ad andare via, deve ritornare addirittura Bartolini. Si stanno comunque impegnando in fase difensiva tutti, giallo-blu. Athletic si vede che ha qualche punto in più in classifica perché ha delle trame di gioco molto interessanti. Calcio di punizione battuto con il mancino, non esce Ferrone, la palla che rimane dentro l'area di rigore, poi arriva la conclusione di Bombicini e si spegne sul fondo. Ancora l'Athletic quando ormai siamo giunti alla fine del secondo minuto di recupero. Infatti Sani fischia due volte e finisce il primo tempo. Tanto Athletic, ma si sta difendendo molto bene l'MSP. E bene ragazzi, è finito il primo tempo. Com'è? Com'è? Molto insipido, diciamo. Molto. Però almeno rispetto alla partita scorsa, che già il primo tempo erano 2-0 per gli avversari, diciamo che meglio. Speriamo non finisca 0-0 perché sennò un po' di Allora, se finisce 0-0, ragazzi, mi metto io a fare il mister, mi metto io a fare la squadra e ti porto in Champions League. Cosa facciamo? Bravo. Esatto. E porto anche un po' di riso con il pollo, magari hanno un po' più di coraggio. O comunque, l'arbitro male. L'arbitro, proprio lui il riso con il pollo, non sa neanche cosa è il riso. L'arbitro. Andiamo per il secondo tempo. Vediamo, eccoci qua, tutto pronto per il secondo tempo. Fischia l'arbitro, pallone gettato subito in avanti da parte di Samuel. Ancora il pallone giocato benissimo da Ligabue che mette un mancino. Chiude tutto però la difesa dell'MSP che sembra veramente rinvigorita anche dalle critiche di settimana scorsa. Allora Popolo con il suo destro, poi Bartolini, sale l'MSP e lo fa benissimo dall'altra parte con Colace. Che sbaglia però l'aggancio e forse perde un tempo di gioco. Si sovrappone benissimo Rotatori. Il pallone dentro. Il colpo di testa di Bartolini. Ma che parata di Mouly. Mamma mia che riflesso. Che occasione per l'MSP. Calcio d'angolo. Chiama lo schema Samuel. 54-56 sul cronometro. Prova ad andare dentro. È uno schema. La palla che passa per Dalmonte. Allontana però molto bene la difesa del Mutina che prova anche addirittura a ripartire in contropiede. Attenzione, in campo aperto, prova ad andare Piglia, uno contro uno, Piglia si sposta il pallone sul mancino, lo chiude benissimo però Bertan che poi allontana il pallone.
qua, leggerezza da parte della difesa del Mutina dentro l'area di rigore. Bartolini prova a servire Samuel, fermato, però non è finita. Puopolo con il suo mancino dentro l'area di rigore. Puopolo sterza, va sul destro, grande azione, poi dentro, pallone basso, capisce tutto. Messa laterale dentro l'area di rigore direttamente, allontana come spesso ha fatto la difesa dell'MSP, però utilizza troppo le mani Bartolini e concede fallo. Batte veloce il Mutina che non ha tempo da perdere. Pallone dentro, la palla che passa, arriva con il mancino. Che colpo di Turci che spedisce alto, ma questa è un'occasionissima. Mamma mia degli ospiti. Ancora il pallone dentro l'area di rigore, che si gira benissimo il numero 10 degli ospiti. Poi sul primo palo prova a colpire, ma non basta la girata a due passi. Ancora uno sguardo dentro l'area di rigore, colpo di tacco illuminante, attenzione Corbelli, salta Ferrone con un pallonetto, ma si alza anche la bandierina. Ma che azione però del Mutina, gol annullato per fuorigioco. L'arbitro va ad assicurare Corbelli, che ne ha dette due al guardaline. Ancora Montorsi dentro il pallone in verticale, buona la chiusura da parte della difesa dell'MSP. Poi l'arbitro decide e dice di rialzarsi, non c'è stato un contatto falloso. Secondo lui addirittura c'è fuori gioco. Intanto si litiga anche sugli spalti. Ancora il pallone dentro, benissimo per Colace. Vede la sovrapposizione, la palla che passa, ancora Colace col destro, alto. Buono però questo spunto da parte dell'MSP, che deve fare qualcosa di più. 73esimo in corso, ancora il pallone dentro, in avanti per Turci, spalla alla porta, si gira benissimo. Ancora il pallone con il mancino, sparato altissimo da Piglia. Deve accelerare le operazioni il Mutina se vuole portarla a casa. Allora Montorsi dentro il cerchio di centrocampo, pallone in verticale, il velo da parte di Piglia. Corbelli prova a girarsi sul mancino, riesce a dare un assist a Turci che spedisce in rete. Ancora però fermato dal guardalinea ed è ancora fuori gioco. Protestano timidamente, anche se ovviamente è difficile accettare un secondo gol in fuorigioco. 77esimo, palla in mano a Ferrone che dovrà battere un ennesimo calcio di punizione. Ancora sembra la stessa azione di prima, grandissimo il pallone dentro l'area di rigore, ma che chiusura da parte di Dalmonte, eroico. Difficilissimo lì non farsi autogol. Pallone dentro l'area di rigore, ancora Corbelli, poi la palla che passa, rimane lì, esce Ferrone che non tocca abbastanza, poi allontana, un colpo di testa di Feraco. Continua a spingere però l'Athletic, cerchio di centrocampo, ancora il pallone in avanti, spedito per il numero 9, Corbelli che prova a girarsi, deviato, facile per Ferrone, ma Corbelli lì le sta prendendo tutte, anche se oggi Feraco, Dalmonte, Rotatori e Bertan si stanno comportando benissimo. Ancora la spizzata, la palla che passa, Ferrone non tocca il pallone, sbucciato da Ligabue che è a due passi dalla porta. Ancora dentro l'area di rigore, c'è Traina su di lui, la palla che passa, chiedono un fallo di mano, poi Samuel allontana, la palla che viene però riconquistata all'ultimo da parte del Mutina. Dentro l'area di rigore, Turci, ancora poi il sinistro di Corbelli che ha sparato a salve. E Ferrone se la ritrova in mano quando siamo giunti al 94esimo. Il Mutina ha avuto davvero una palla gol gigantesca. Ancora si gioca e lo fa benissimo però l'MSP dentro l'area di rigore. C'è Marcu che prova a conquistare un calcio d'angolo e ci riesce. L'ultima occasione quindi sarà per i padroni di casa giallo-blu dell'MSP, che provano addirittura a vincere questa partita. Attenzione, vediamo, tutti dentro, non sale però Ferrone ovviamente, ma non c'è tempo, non lo fa battere l'arbitro Sani. Finisce 0-0, un buon punto da parte dell'MSP che ferma comunque la corsa di una squadra costruita per vincere. Eccoli qua, 25 punti per l'MSP, mentre il Mutina va avanti e arriva a 40, guadagnando la seconda posizione in classifica. Dallo stadio Ponte Rivabella è tutto, un saluto dai Matoshi.
Ok ragazzi, ci siamo, è terminata anche questa giornata, una grandissima sofferenza. Direi una grandissima battaglia. Una grandissima battaglia. Ve l'avevo già detto, signori, non era semplice perché abbiamo giocato contro una squadra che erano veramente, veramente forti. Una squadra che lotta per vincere il campionato. Sono secondi in classifica. Sono secondi in classifica. Secondi in classifica, ragazzi. Non a caso, perché sono veramente, veramente forti. Noi abbiamo giocato abbastanza bene, cioè molto bene, perché siamo riusciti a strappare un grandissimo pareggio che ci avete porta. Rischiato, eh? Abbiamo rischiato veramente tanto, mamma. Io mi stavo incazzato veramente perché dietro si facevano degli errori, porca di quella miseria, mamma e mia. Abbiamo rischiato, però l'importante è che siamo riusciti a strappare questo punto fondamentale per il nostro cammino, perché vi ricordo quali sono i nostri obiettivi e quindi dobbiamo sempre man mano fare un passo in avanti per raggiungerlo. Io ho giocato una buona prestazione. Sì, buona prestazione, ok, ma là davanti secondo me bisogna muoversi ancora di più, là davanti bisogna darsi una bella svegliata. Secondo me sai qual è il problema? Qual è il problema? È che non si mangia abbastanza riso con il polvere della partita. È quello il problema. È quello il problema. Bisogna mangiare riso col pollo. È quello il problema. Allora per la prossima partita, ragazzi, porteremo direttamente fuori casa il riso col pollo. Come sempre ringrazio i ragazzi che ci vengono a sostenere, grandissimi. E che squadre ti fate? Roma. Juve. No. Cioè, Roma va bene, ragazzi, ma. Se io vabbè. Milan. Tu Milan. Sì. Oh, bravo. No. Numero Inter no. No. Io. Numero uno. Vabbè, ragazzi, mi vedete con la sciarpa del Milan? È perché adesso sto andando direttamente allo stadio a vedere Inter. Il Milan perdere. Va a vedere il Milan perdere. Ragazzi, voi sicuramente avrete già visto il risultato perché il video sarà uscito dopo. Io spero che il Milan vinca. Sta già uscendo il risultato qua sotto. Pronostico. Metto le mani nei capelli per sicurezza e sorrido anche per sicurezza con la vittoria del Milan. E niente ragazzi, altra giornata è andata. Ricordo che abbiamo altre due partite, ragazzi, da andare a giocare contro due avversarie toste, perché ritroviamo altre due squadre che lottano per la vittoria del campionato, ovvero il Faro e lo Zola Predosa. Quindi tra due giornate ci sarà il derby di campionato. Sai cosa accadrà? Che il Faro glielo spegniamo! E con questo ragazzi io vi ringrazio per aver visto l'ennesimo episodio dell'MSP. Mi raccomando ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, fatemi sapere come avete visto questa partita. Noi ci vediamo in un grande prossimo episodio. Bella ragazzi, bella. MSP è tutto. Ciao. Dai MSP, andiamo. Spingiamo. Portiamo a casa questa vittoria. Dai. No. Fuori gioco! Sì! Fuori gioco!